Ciao a tutti Nini, benvenuti in questo vlog speciale. Perché io dico speciale? So che oggi doveva esserci il Q&A, ma così non è stato, per un semplice motivo. Partendo per le vacanze, come tutti gli youtuber fanno, ho fatto dei video prima, cioè mi sono organizzato per non farvi mancare mai un video, ma ovviamente ho dovuto farli prima di partire per le vacanze. Infatti non è mancato un video in questa settimana, anzi due o tre che saranno. Comunque sia, non ho fatto il Q&A per il semplice fatto che, avendoli fatti prima, non ci sono più domande per i Q&A sotto ai video, visto che questo video, diciamo, è avanti di 16 video. Cioè, per spiegarvelo più velocemente, io registro questo video il 2 e le domande per i Q&A mi verranno fatte dai video dal 3 al 16 per questo video, ma non li potrò vedere. Comunque fatele. Adesso mi sono ingarbugliato un po', voglio dirvi questo. Domani l'altro, ovvero martedì, festeggerò i primi 3 mesi su YouTube, ovvero il primo quarto di anno su YouTube. Certo, direte, cazzo, 3 mesi sbuci, cioè tiratela. Vabbè, comunque sono 3 mesi, nel senso, non è un mese, non è due, sono 3 mesi. Certo, non è niente in confronto a chi è al quarto anno di YouTube, o a chi è al decimo anno, o chi è al primo mese, magari può dire altre cose. Io posso dire la mia, il mio punto di vista, quindi prendetelo come un vlog dei miei punti di vista questo. Io parlo di quello che vedo nel mio canale, quello che vedo negli altri canali, quello che vedo in generale su YouTube. Come ho già detto in altri video, per me YouTube è un modo per esprimere te stesso attraverso una piattaforma alla quale accede un sacco di persone, con cui puoi crearti tanti amici. Anzi, puoi diventare amico di tante persone. Come ho detto, la parola fan viene spesso usata per semplificare i discorsi. Semplicemente essere chiamato idolo è una cosa per semplificare. Certo, voi direte, no, ma tu sei davvero il mio idolo? Io dirò, va bene, certo, fa bene avere degli idoli. Anzi, degli idoli che magari vi fanno ridere, e delle persone concrete come idolo sono meglio magari di persone non concrete, o delle persone che magari avrete la possibilità di non vedere mai. In senso, mi fa piacere essere l'idolo di qualcuno, però chiamarvi fan, vi avviso, è semplicemente un modo per semplificare. Siamo tutti amici e YouTube permette questo, ovvero di farsi degli amici esprimendo la propria persona attraverso una webcam, una telecamera, un video audio, un audio e basta, una foto, qualunque cosa. Quindi quello che si è creato in questi 3 mesi, che porterò avanti per i prossimi anni, mesi, giorni, ore, secondi, è qualcosa che mi piace veramente, mi sta appassionando tantissimo. Sono entrato con la passione del videogaming, mi sto appassionando a questo mondo in una maniera incredibile. Ancora non ho fatto altre fiere oltre a Carrara, ma ce ne sono già adesso in vista, e parteciperò il più possibile alle fiere per due motivi. Uno, per stare con le persone che come me si sono appassionati a questo mondo e stanno da questa parte della webcam, e anche con voi che state dall'altra parte della webcam e mi supportate e fate ridere anche me, perché voi nei commenti, io ve l'ho già detto, anche se non rispondo a un grande sbushi oppure a un sbushi sei il mio idolo, non vuol dire che io non lo leggo, che non mi lasci niente. Io, ragazzi, dovete capire, comunque sia, come youtuber e come lavoratore facendo un lavoro e in più anche lo youtuber, ho un sacco di tempo occupato, quindi rispondere ai commenti per me non è impossibile, però è difficile perché non ho proprio il tempo materiale. Quindi, ragazzi, vi dico di commentare in tanti, di non abbattervi o di non odiarmi o di smettere di seguirmi semplicemente perché non vi ho risposto a un commento. Poi non lo farete, però c'è magari anche chi l'ha fatto, chi lo fa, non ha risposto al mio commento, bastardo, se la tira troppo e smette di seguirmi. No, ragazzi, dovete capire che lavoro e ho occupato il 98% della mia giornata, cioè non ho altro tempo materiale. Comunque, sto perdendo un po' il filo. YouTube è questo per me, il modo di esprimere se stessi a tanta gente contemporaneamente, e questo mi fa davvero, 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 davvero piacere. Che altro dire, ragazzi? Leggo commenti sotto altri video, sotto i miei video, offensivi verso tanta gente, oppure offensivi verso di me, offensivi verso un'altra persona che commenta. È una cosa brutta, perché bene o male tu magari una persona non la conosci nemmeno e già la offendi. L'ho già detto in un video, non lo fate, evitatelo. Comunque sia, questa succede anche nella vita reale, nel senso, YouTube non è un mondo virtuale, YouTube è un mondo reale proiettato attraverso una piattaforma che è YouTube stesso. Quindi non è che è un mondo finto. Quindi quando i vostri amici o voi prendete in giro degli amici perché guardano YouTube, perché seguono gli youtuber, cioè, nel senso, loro che guardano le partite di calcio e il loro idolo è Messi, pensate che sia molto diversa la cosa? No. YouTube è una televisione in pratica, quindi non affliggetevi, non diventate tristi, non siate
arrabbiati con gli altri se vi offendono perché seguite il mondo di YouTube. Tanto lo fanno anche loro in un'altra maniera. Quindi YouTube è questo, è un mondo reale trasmesso attraverso un computer. Ed è un mondo che può essere realizzabile, perché venire a una fiera e a potermi abbracciare per chi lo vuole è un trasformare in vita reale quello che per lui in realtà è vita virtuale. Perché mi tocchi, mi abbracci, mi parli, senti la mia voce, mi tocchi, cioè nel senso sono vero, non è che sono finto. I primi 3 mesi su YouTube, ragazzi, stanno andando bene. Ovviamente non avevo obiettivi prefissati, ovvio. Il sogno di tutti è andare il più possibile avanti, quindi non c'è nemmeno un obiettivo reale. Cioè uno dice voglio arrivare a 100.000 iscritti, sì, ma in realtà vorresti arrivare a di più, ma anche se arrivi a di meno te ne sbatti il cazzo perché ti fa piacere lo stesso. Non mi sono prefissato obiettivi né traguardi per il momento, ovvio c'è chi sogna per me, c'è chi sogna insieme a me, arriveremo dove arriveremo. Mi faceva piacere anche parlare con voi un pochino, diciamo stare a contatto con voi, dire a voi quello che ho in testa. Beh, siamo arrivati a 25.000 iscritti, non so a quanti saremo quando uscirà questo video, spero in più la possibile. Io non so cosa piace a voi, o meglio lo so e non lo so. Io porto, ragazzi, sostanzialmente quello che mi piace portare. Certo, cerco di accontentarvi, se mi scrivete Sbucci porta un horror, non lo sto portando perché al momento non ho un horror da portare in maniera tangibile e quindi non ve lo posso portare, non è che vi odio, quindi non porterò mai horror. Porterò sul canale quello che mi piace giocare e quello che magari mi piace giocare e che mi consigliate. La qualità dei video, ragazzi, aumenterà con il tempo. La quantità proveremo a portarli a 2 al giorno, che comunque sia, tanti dicono la qualità non è quantità, ma io rispondo a chi dice ciò, perché la quantità non può essere anche di qualità? Ho visto tanti video dove venivano infamati youtuber che portano 3 video al giorno, come tra l'altro Step, perché ne porta 3 al giorno, dicendo che oramai è tutto un magna magna generale e che viene fatto solamente per fare soldi, ma non è vero, perde di qualità, no! Sono di qualità anche se sono tanti. Quello che vedo io, cioè il motivo per cui io porterei 2 video al giorno, è per poter passare più tempo con voi, più tempo davanti a voi. Vorrei passare più tempo davanti a quello schermo e magari dopo un video ti annoi, non lo riguardi un'altra volta. Almeno a me succede poche volte, o meglio non subito. Portandone 2 invece verrò guardato magari 2 volte al giorno da voi e sarò più tempo con voi. Vi affezionerete più a me, io di più a voi. Più gente si affezionerà a me. Ed è una cosa bellissima, ragazzi, e questo è il fulcro. Cioè non è i soldi, la quantità. Non sono i soldi, la qualità, la quantità, ma quanto ci teniate a far sorridere una persona o quanto ci teniate a trasmettere quello che siete attraverso questa telecamera. Io, ragazzi, mi ritengo una persona vera e quando vengo offeso perché magari non faccio video di qualità infinita, bellissima, e non ne faccio 10 al giorno e la gente mi infama dicendomi che con questi video non merito le persone che mi seguono, io non è che non me la prendo per niente o vi ignoro perché vi do ragione. Io, ragazzi, sono la persona più vera che conosciate, anzi che conosca io stesso. Sono una delle più vere, perché ce ne sono anche altre vere quanto me, per carità. Su questo mondo di YouTube io non metto bocca perché tutti gli altri per me sono veri. Però io parlo per me, io sono vero, ragazzi, sono quello che vi sta parlando adesso. Anzi, probabilmente sono ancora meglio dal vivo, non lo so. Quello che io sto facendo qua davanti a questa telecamera non è a scopo, diciamo, di lucro. È a scopo, non so come dirlo. Lo scopo è quello che vi ho detto finora, ovvero far divertire persone, farvi sorridere, farvi passare 10 minuti diversi in una giornata magari di merda, come magari è successo a me di tornare a casa e passare 10 minuti con la persona con cui li volevo passare e diventare la persona con cui voi volete passare questi 10 minuti mi fa un piacere immenso. Comunque, ragazzi, questo video non era per offendere nessuno o per parlare di nessuno in particolare, era solamente un mio punto di vista ed era anche un parlare di me. Quindi vi dico grazie per avermi ascoltato, grazie per essere la valvola o il filtro dei miei problemi a cui posso parlare, perché oramai come io parlo a un amico dei miei problemi, spesso parlo anche a voi di quello che mi succede intorno, mi fa piacere che mi ascoltiate, mi fa piacere anche un semplice mi piace al video per capire che mi state accanto, cioè non mi serve, cioè non è che non mi serve, non è
necessario un poema enorme. Per questo io a volte metto mi piace al commento, per farvi capire comunque sia il commento mi ha fatto piacere, che magari in quel momento non posso nemmeno rispondergli, o che in quel momento comunque sia non ho il modo di rispondere, cioè per farvi capire sì, l'ho letto, non è che non l'ho letto, mi è piaciuto e mi ha fatto piacere, grazie per starmi vicino. 20.000 x volte grazie, non so quanti saremo oggi. Mi auguro che abbiate passato un buon Ferragosto. Io penso di aver passato un buon Ferragosto, ma lo scoprirete dalle foto su Instagram. Come al solito vi ricordo di guardare i link in descrizione che sono i miei social e di seguirmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo domani alle 13.30 con un nuovo video, che per chi non l'avesse capito è l'orario di tutti i video, 13.30 ragazzi. Per oggi è tutto, ciao.